e Rimola, lo sport è nel DNA della città. Voglio ringraziare in particolare, diciamo, Mingusti, ma soprattutto a nome di tutti gli altri sportivi, formare le nuove generazioni, avvicinarle allo sport e crescere, perché lo sport ha dei valori che sono valori fondamentali, che rappresentano anche quel senso di comunità che tutti noi dobbiamo avere, e quindi in quelle regole dello sport troviamo anche un po' le regole di stare in una comunità, e questo è il secondo grazie, ma soprattutto un punto che è importante rimarcare e riguardare insieme. Abbiamo scelto di investire qualche risorsa del nostro comune, del nostro bilancio, per queste palestre. Diciamo in tutta Italia, quindi il numero, come potete immaginare, è molto limitato, però noi abbiamo scelto di fare uno sforzo con l'ufficio sport, che ringrazio, che è qui, e della quale vado molto orgoglioso, perché mi dà una grande mano e supporto anche nell'organizzazione, ma soprattutto anche nel condividere quello che è un valore dello sport, che è un valore fondante. Dove l'utente, girando attorno all'attrezzo, può avere questo allenamento specifico e in piena sicurezza. Ecco, noi ci teniamo molto al contesto per i disabili, e appunto, come ricordava anche il sindaco, queste attrezzature sono le uniche qui ad Imola come sono state installate al fuoritalco, quindi è un biglietto da visita anche molto importante. Sport, ci sono valori rilevanti, io ritengo fondamentali per una comunità, il bene comune, e si rappresenta anche di come si sta nella società e come si vive lo sport, e penso che Imola Nuoto, nei suoi ragazzi che poi sono diventati atleti e anche campioni, insomma, trova questo DNA fondamentale, quindi una piccola pergamena che dice per gli ottimi risultati ottenuti ai campionati europei juniores di nuoto, e quindi grazie veramente di cuore.